Ciao amici FoamBlog Italia, bentornati sul canale YouTube. Oggi torniamo a parlare di smartphone. Oggi nello specifico vi porto la recensione di un dispositivo dal nome lunghissimo, da buona tradizione Xiaomi. Infatti lui è il Redmi Note 11 Pro Plus 5G, un nome lunghissimo per uno smartphone che mi è piaciuto davvero, ragazzi, ci facciamo anche la rima, tantissimo. Io sono Paoletto e scopriamolo insieme dopo la sigla. Unboxiamo il nostro Redmi Note, chiamiamolo così ragazzi, facciamo prima. All'interno troviamo, vi dico subito, una coverina che fa sempre piacere, in silicone di buona qualità, lo spillino, un pochettino di manualistica, il cavo di ricarica USB Type-C, quindi non Type-C, Type-C, comunque bello spesso, si sente che c'è della qualità anche nel cavo. E abbiamo l'alimentatore. Mi soffermo un attimo perché l'alimentatore è da 120 watt. Un alimentatore bello grande, pesante, ovviamente ben costruito, di colore bianco in pieno stile Xiaomi. Un alimentatore che ci permetterà di ricaricare completamente la batteria del nostro smartphone in meno di 30 minuti. Non vi è una spunta per... ragazzi, per poter diminuire la velocità nel caso, ecco, vogliate usare una meno velocità per ricaricare, ma posso dirvi che io lo carico spesso con un alimentatore di terze parti da 67 watt e va benissimo. Riesco a chiudere una giornata stress più o meno pesante arrivando sempre a sera, certe volte con il 30%, certe volte con il 15-20%. E io vi dico che non lascio mai limitazioni sullo smartphone. Always on display, che dopo 10 secondi si spegne in pieno stile Xiaomi. Display sempre e comunque a 120 Hz, perché io gli smartphone me li devo godere, non devo essere lì a limitarne le prestazioni, o ne compravo direttamente uno meno prestante. Parliamo dello smartphone, la mia esperienza di utilizzo è stata davvero positiva, appagante. Lui gira bene, anche dopo un anno, infatti è uscito praticamente un annetto fa, è stato presentato, è stato messo in commercio circa un annetto fa, adesso il prezzo è sensibilmente calato rispetto al day one, secondo me ha più senso prendere questo smartphone perché lui nel frattempo ha preso Android 12, ha preso la MIUI 13, le patch sono a novembre, siamo a fine dicembre, quindi sono in rilascio, diciamo, quelle di dicembre per le varie MIUI degli altri paesi. Ho visto quella Cina, dovrebbe già aver preso le patch di dicembre per questo smartphone, comunque arriverà presto anche da noi, magari quando state vedendo questo video lui si è già aggiornato. Prenderà la MIUI 14, quindi se volete la MIUI 14 lui è un candidato per prendere la MIUI 14, molto probabilmente quindi prenderà anche Android 13, io lo spero ragazzi, e va molto bene. Mi è piaciuto il pannello, un'unità Super AMOLED a 120 Hz, un display da 6.7 pollici dall'ottima risoluzione, 700 nit fino a 1200 di picco, luminosità automatica che va bene, in esterna sotto il sole ci spara davvero più di 1000 nits. Siamo a una qualità superiore ai classici Redmi Note, dispositivi serie Redmi Note, non dico che sia il display di un Mi 12, della serie Mi 12, ma questa volta ci va vicino. Thank you.
supporta il White Wine L1 come DRM. Quindi non vi preoccupate, amici con Amazon Prime Video come me, perché qui guardate tutto a 1080. È ricoperto da un Corning Gorilla Glass 5 e abbiamo la certificazione IP53, ossia splash resiste, ecco, agli splash qualche gocciolina d'acqua e un pochino, ragazzi, di polvere. Vi parlo anche di misure. È abbastanza grandicello, 163,7x76,2 per 8.3 mm di spessore, quindi non è troppo spesso. Si supera di 4 grammi i due etti di peso, ovviamente è grandicello, è anche un pochino pesantuccio. Se poi ci andiamo a mettere la cover, ecco, 2,15, 2,20, poi in base alla cover, ragazzi, che ci mettete. Il frame è in metallo, il retro è in vetro satinato, opaco, differente dagli altri Redmi della serie Note 11 Pro, ed è molto bello, soprattutto nella mia variante Forest Green, mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo il blocco delle fotocamere, la mattonella che è abbastanza sporgente, troviamo una buona 108 megapixel, diversa da quella del Redmi Note 11 Pro 4G che ho provato poco tempo fa. Qui abbiamo una qualità sicuramente, ragazzi, migliore. Mi sono piaciute le fotografie di giorno, davvero, poi con la sera cala il rumore, cala la qualità e entra un pochino di rumore nelle parti scure nei nostri scatti, ma devo dire che l'intelligenza artificiale e la modalità notte ci danno una buona mano su questo modello, quindi le foto sono piacevoli. Non è un top di gamma, non è un camera phone, ma il comparto fotografico è davvero superiore al classico Redmi Note. Abbiamo una seconda lente da 8 megapixel, lui è in grado comunque, ecco, di fare la grandangolare, che non è il massimo, ma in buone condizioni di luce regala dei buoni scatti. Buono anche, ecco, il 2x, si arriva fino al 10x. E abbiamo una terza lente da 2 megapixel per le fotografie macro. Per fortuna manca una quarta lente. Abbiamo anche, ovviamente, il flash LED e manca una stabilizzazione ottica. Lui è in grado anche di registrare dei buoni video. Devo dire, finalmente abbiamo il 1080-60, il 4K 30 frame, non tanto stabile, ma il 1080-60 frame registra davvero bene. Quindi i video saranno, ecco, di qualità sopra la media della categoria di prodotto. Invece frontalmente abbiamo la 16 megapixel, che a differenza anche dei fratelli minori, seppur da 16 megapixel, qui ho trovato delle selfie migliori, anche la modalità ritratto mi ha convinto. Sponsor di questo video è CaseFan. CaseFan vende licenze 100% legali a prezzi davvero, ragazzi, pazzeschi. Infatti oggi voglio farvi scoprire i nuovi codici sconto per andare ad acquistare licenze di Windows a meno di 10 euro. Io non sto scherzando, perché a 7,59 ci andiamo ad acquistare una licenza per Windows 10 Professional per un solo PC a vita. Queste sono le offerte, sono davvero, ragazzi, impressionanti, lo devo dire. Funzionano, perché ne ho comprata già una un pochettino di tempo fa, funziona attualmente su un Windows 10 Pro, sono passati diversi mesi. Poi ci sono le altre offerte, come due PC Windows 10 a 12,38 euro. Io vi lascio tutti i codici sconto in descrizione a questo video, perché ci sono dei coupon code da inserire. Occhio, perché, ragazzi, sono a tempo limitato. Trovate tutto linkato in descrizione a questo video. Io ringrazio ancora CaseFans perché ci ha permesso di realizzare questo video. Quindi la parte multimediale è decisamente promossa. Abbiamo ancora il jack da 3,5, l'IRDA, l'NFC, due microfoni per la riduzione dei flusci e rumori ambientali. Abbiamo un dual SIM ibrido 5G, lo proverò presto il 5G su questo smartphone, poi vi lascerò qualcosa magari, ecco, su Facebook e su Instagram. Comunque la ricezione in mobile è davvero ottima, anche in 4G Plus, sempre presente con Iliad, si superano sempre i 100 MB per secondo, quindi ottima la connettività
Anche il reparto chiamate, devo dire che il telefono prende bene e le telefonate sono piacevoli. E il sensore è quello ottico, quindi non abbiamo il sensore quello buono, tra virgolette, che è stato però ben tarato quando sto parlando al telefono per la strada in modalità così, da, insomma, in modalità da Homo erectus. Lui funziona bene, non ho mai premuto niente con il mio orecchio, con la guancia no, perché io non parlo così, ragazzi, ma col mio orecchio non ho mai premuto niente. Invece, quando il dispositivo è steso, il sensore, ragazzi, ahimè, lì non funziona. Breve carrellata hardware, abbiamo un buon processore, seppur di un anno fa, forse anche di più, comunque un ottimo processore, non mi aspettavo di trovare questa potenza. Con il MediaTek Dimensity 925G, sviluppato con tecnologia 6 nanometri, un octa-core da 2,5 GHz, affiancato dalla GPU Mali G68MC4. Io lo paragono a un buon Snapdragon di serie 7, di quelli un pochino più recenti che ho provato anche su altri marchi, su altri brand. Devo dire che abbiamo la stessa potenza. Lui mi permetterà di fare tutte le mie applicazioni, fare un po' di gaming, di non avere grossi lag, grossi rallentamenti, diventa l'esperienza di utilizzo è davvero appagante con questo smartphone. Abbiamo un WiFi 802 BGN AC6, quindi ottimo il WiFi Direct, Bluetooth 5.2, supporta anche la tecnologia Low Energy e i vari codec. Tra cui io riesco tranquillamente a supportare il codec LDAC che uso sulle mie cuffie, un pochino di qualità superiori per sentire della buona musica. Il GPS prende benissimo all'esterno, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZS, il Navi C, ci sono tanti satelliti e questo mi ha permesso di fissare il GPS anche all'interno. Amici di Fanbrook Italia, chiudiamo questa recensione. Vi ho parlato un pochettino di specifiche, vi ho raccontato la mia esperienza personale che è stata sicuramente positiva con questo smartphone che al day one forse costava troppo. Adesso, ecco, dopo un anno inizia a essere intorno, a trovarsi intorno ai 300 euro. E lì è davvero interessante perché abbiamo un Redmi Note fuori mercato, ossia un Redmi Note più vicino a fasce più alte, infatti qui siamo su una categoria un medio alto di gamma, più che il classico medio gamma, vuoi per il processore che davvero spinge bene, vuoi per la fotocamera superiore a tutti gli altri Redmi Note della serie 10 e 11 che ho provato, diciamo, quest'anno e l'anno scorso, quindi è la fotocamera migliore della serie Redmi Note. Vuoi per il bellissimo 120 Hz, l'audio JBL, ragazzi, una buona sensoristica su questo smartphone e vuoi anche per la carica a 120 watt. Io sono contento di questo smartphone, lo terrò ancora un po', aspetterò la MIUI 14 per vedere anche come va, poi ci vediamo un pochettino sui social, vi tengo informati, mi raccomando. Trovate tutti i link in descrizione a questo video, all'acquisto sia dallo store ufficiale, sia da Mi Italia, sia da Amazon Italia, quindi con tutte le garanzie che entrambi gli store hanno da offrire. Vi ricordo di spolliciare il video, ovviamente iscrivetevi al canale e vi aspetto anche su Telegram, tech.offerte, il mio canale ufficiale, con tantissimi codici sconto. Noi ci vediamo in un prossimo video e come sempre, grazie per il vostro tempo. Ciao!